E con questa se stiamo pure lo fatto con lo notare. Sì. Save! Save! Questa è una vasta cancagaglia, pure surda, era andata con lo ritmo da lui. Vai, Save! Allora, come l'hanno combinato? Questa sconzava la via, sconzava la... Save! All'anima tua! Ehi! Ma che te rimbambì? E inserisci, scusi, Don Gennaro, sono arrivato! Stiamo zitti! Da Andate a votare con questo campanello! Ancora, è finita! L'hai spiegato prima! Lo sistema per ingagagliare, riesce a fare un ritmo dall'orecchio! E quindi siamo con sto campano, Totò, Totò, Totò. E saggio. Oh, marrone. Qua, l'urito. Che vuoi? Che è successo? Che è successo? Fammi vedere, che è successo? Qua, l'urito. Mamma. Che hai combinato? Ma chiamate dall'orecchio, da. Stiamo a punto da capo, sai? Ma che è successo? Che hai combinato? State vicino, da gennaio. Stai parlando tu, sai? Che chiarisci? Che sta troppo No, sa vai. È inguaiata? Sa vai. Caruto, Lulu, caca, Oi, sa vai. Lulu, caca, caurar, Ah. l'acqua veduta. Sopra le mani, Sopermane, sa vè. Don Gennà. Sopermane, te caruto. Che? Che rit? Pensala prima la parola, sa vè. Pensala prima. E non Saverio, Saverio! salvato Ah. mamma anche non rido Non ride. e Monza che ma metto Ah, ma come caspita hai fatto? Ma chi ti ha detto che mette a voto l'acqua? Io non lo so, ma guarda, mi ho trovato un bello sistema, mi trovato. E poi? Sa fassatura, chi te l'ha fatto? Chi me l'ha fatto? Me l'ha fatto questo me l'ha fatto. E la settimana scorsa ma mi sto pure 3 punti Pure! sovvalorito Se vuoi dire che ho orecchio! ma fa pure mamma Brava, Save! mo glacchia Cioè, capo. Save, basta! Basta! Ormai, quello che hai fatto, buttiamo a chi va dritto! Mo' come mamma fa? E mo' come mamma fa questo fatto? Dire tutto che sta al matrimonio?
I parenti come vanno a tornare a casa loro? Tu cadranier, ma andate voi. State vicino. State zitti tu. State zitti là. Cac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 
vă condannă. Stufato. Per forza aveva essere contento Pinuccello, per forza. Mo parlava bello veloce. Invece prima dice una cosa. Tu, allora io va a pigliare la sera e quando sapeva il trasti va ancora buonasera tu. Che come mamma fa? Come mamma fa? Ma mi trovate dopo. Ma che sa da mettere questo mondo all'orecchio? Sabe? Sabe, se noi provassimo. Prova a dire una cosa, sabe? No, Don Gennaro, non funziona. Madonna mia, Don Gennaro, fuggi proprio un antista, Don Gennaro. E tu sei proprio un chiocchiere, sì. Tu sei un chiocchiere. Ma guarda un po'. Abbiamo trovato un bello sostegno e mo mi ha cangiato sostegno. Oh, mi raccomando, sabe? Quando hai parlato con Coccheru, fallo segno, fa qualcosa, siete in terra, vieni tu che fa, fatti scaffare un rito dall'orecchio. Hai capito? E l'auto è sicurecchio, capuzzo. Guarda un po' qua. Che è, sapè? Don Gennaro, il colore che me lo lava sempre, una domenica sì e una no, che ne sapete? Io non dico che te la lava tutti i giorni, ma almeno un giorno sì e l'altro puzza. Questa puzza è una ratta morta, puzza. E mo, vieni che fa, metti a fare con questo ruizio. Ma. Come comandate voi, Don Gennaro? E mo, state zitti. E fa con che sruizzi, vieni che a fare a tu. Ma. Buongiorno, Don Gennaro. Oi, buongiorno, Don Albè. Scommetto che voi volevate parlare un pochettino con me, eh? Sì. E scommetto che voi non vedete l'ora di sposarvi con mia figlia, ma che zavì? Io lo so, lo so. Lo so. È nato poco, che poi l'ha sposata. A quel fiore. Sì. Passattato, Don Albè. Grazie, Don Gennaro. Diciamo due chiacchiere. Sì, a me non ci pensavo più. Guarda quanto è bella, sta bella chiacchierata, Don Alberto, il suo benamato suocero. Ma che litania che ne è. Sì. Sarebbe piacere, portami un bicchiere d'acqua. Almeno, vivimo qua. Dodò. Dodò, che sono vendora, mo. Dodò. Ma come tu ieri parlava così buoni, a me saveri, a. Dodò. Che è, sape? Che? Un parola mia, che è successo? Che è successo, donna? Che è successo? È successo quello che non aveva successo. Cioè, che è successo? Sape, ci udichi, tu state zitto. Ci udichi. Allora, caro Don Alberto, se volete che Savere deve parlare bene, scaffateci l'urito dall'orecchio. Ma non c'è un baziato, ma che faccio perché l'urito dall'orecchio a Savere? Ma non c'è una. Don Alberto. Metteteci l'urito nell'orecchio, se no musere da qua, non ce ne siamo più. Ma dite veramente? Facciamo notte. Cioè, ti metto l'urito nell'orecchio. Abbiamo cangiato sistema, per cangiare. È nato sistema. E parla, se ci metto l'urito parla. Proviamo. Non mozzo, che Don Alberto, no. Dall'orecchio, non mozzo, dall'orecchio. No, perché l'avete tutta a sporto. Non ti preoccupare, se la lavate mo la settimana scorsa. Ah, vabbè, tanto l'urito è lui mio. Sì, non ti preoccupare. Don Alberto. Ma devi dire che sono stato proprio inguaiato. Che è successo? È caduto un caurare l'acqua per tutto il suo palma. Oh, ma non è stato manco un rito. Però se l'acqua la pulita io la faccio capire. Mo per chi come chi la fa? Ah, grazie, sapevo, grazie assai, grazie. Fa subito. Certo, non c'è niente che in un periodo che rientra a casa stanno succedendo cose strane. Sta succedendo di tutto. Tutto, proprio. A cominciare a me. Sta succedendo.
Però pure a voi, don Alberto, non è che avevi tanto buono, eh. Ah, mi siete accorto? Vedo un pochettino scuro in volto. Che è successo? A dire la verità, non sono stato buono, non c'è nato. Sono due o tre giorni che tengono male le capa. Ah. Ma comunque non c'è nato da passare. Sì, è da passare, pensate a sta buono. Dopo questi problemi. Sì, pensate a sta lei. Andiamo la vita a sposare, passare tutte le lunghe. Danno a commettere proprio i problemi, sai. A proposito, don Alberto, sapete che cosa ho fatto fare? Che avete fatto? Gli fate liberare lo salone. Beh. Sì. Visto quella stanza è bella grossa. Sì. Almeno la sera del matrimonio possiamo ballare. Vabbè. Ma voglio sfrenare pure quella sera. Sì, tutto preciso. E poi la sapete la novità? Se non me la decido, non la saccio, non c'è nulla. Don Alberto, però mi raccomando, quello che sta crescendo non la vita dice a nessuno. Statevi tranquillo, non c'è nulla. Don Alberto, a nessuno. Date la mia parola, statevi tranquillo. Don Alberto, ci sarà un altro matrimonio. Un altro matrimonio? Sì, sì. E qua? Quello di Emilia con Don Felice. Come? Emilia si sposa a Don Felice? Ma ti giri, ti che non parlare, non lo qua. Ma come parlate questa notizia? E tu allo questa maniera, allora. Stateci. Stateci. Sì, Don Alberto, sì, perché l'altra sera al teatro ho avuto una certa immaginazione, ho visto un certo movimento, hai capito? E allora mi voglio capire un poco buono che sta succedendo. La segue di capenzia. Ah. Mi chiama Don Felice e mi ha un poco che intenzione a te. Comunque, Don Alberto, io tengo a spicciare un fatto urgente. Come veniate una volta? Sì, Don Alberto. Va così io. Ma torno subito. Torno, voi aspettatemi qua che io torno. Non tengo a spicciare una cosa urgente. Mai. Sì. Ah, maronna mia. Zaccio, sta che in cielo sta che in terra qua. Ma come Felice, lo compagno mio è stato capace di rubare la innamorata a me. Ma se lui era un matutino, non se lo voleva nessuno a qui. Ce l'ha già fatto guardare tutta la vita a qui. Bah! Ma erano un po' caduti, tursi, che è stato capace di fare qui, dei propri tursi. La capa lupe! Ah, ma non è possibile. Ma erano un po' caduti. Dodò! Oh sì, e loro sono una campana. Dodò! Ah, grazie, davvero, mi hai portato là. Bah, grazie assai. Ah, grazie, Savè. Ci volevo proprio sto bicchiere d'acqua. Per mannavasci sto vulcone amare. Ah, sei tu, Savè. Che è? Ah, hai a parlare, Lurite. Sembra a me, Lurite. Avanti. Don Alberto chiarisce una cosa. Che cosa? Una cosa che è successa l'altro giorno. E che è successo? È successo che Don Felice voleva fare l'amore con Don Emilia. Che cosa? Allora parla, va! All'anima rostruita! Stai qua, va! Don Alberto, se voi volete che ne chiamo caglià, lo ride la linda la orecchia, non la vita lo ha! Ma ti distratto, sapete? Parla, che fai? Io l'altro giorno ho visto a Don Emilia che voleva fare l'amore. Con Don Felice. L'ha lisciato, l'ha carezzato, un bucato. E quindi sei pure un bucato. Sei pure un bucato. Ma avere un poco tu qui, ti è proprio tursi. Poi Id ci voleva baciare la mano. Pure la mano ci voleva baciare. Siccome io ero trasuto, hanno visto a me non ha fatto più niente. Ma avere un poco. Io mi ho scritto tutto questo. Però se tu che la fanno piacere a me. Dimmi, sapete, che diavolo? Tu ne dici che ti ha gritto tutto così, perché sennò passa per l'uffiano, e non so l'uffiano, eh? Ma non ti preoccupare, Savè, state tranquilli, non giri che niente. Ma vieni un po' caduto. Mo' io me ne vado, perché non ti chiarisce niente più. Ma buono, Savè, state buono. Ciao. Me ne posso io, eh? Sì, ne te ne puoi. Me ne vado, eh? Sì, no. Me ne volessi? Battino, mi hai detto tutto. E quando mi fai? Se lo ridere, scusa, Savè, stavi distratto, grazie, Savè, grazie. Arrivederci. Decci. Sì. Ah, maronna mia, cioè, qui dei propri tursi. Manu Matutino ce l'ha già sempre fa, qui, ce l'ha già fa. Uè, Don Albè, voi state qua? Sì, state qua. Gennaro non c'è? No. È uscito un mommo. Siete sicuro? Sicurissimo. Ma non vi preoccupate.
che appena viene Don Felice io me ne vado. No, no, non vi preoccupate, perché tanto quello Don Felice non c'è. Donna mia, ve lo dico un'altra volta, appena viene Don Felice io me ne vado. E Don Albè, mo che arriva Don Felice, ma vi da fa lo piacere per una vita sulita. Ehi, me ne vado. Comunque Don Felice me l'ha da pagare. Questo me l'ha da pagare. No, no, non me la può pagare, Don Felice. Ah, non me la può pagare. E perché? È perché se zio Gennaro viene a sapere una cosa del genere, va liscia l'upilo. Ma io non mi faccio capare. Lo turso come a qui ti manda a rubare la innamorata a me. Ma che ci volete fare? A me Don Felice mi è tanto simpatico. Tanto simpatico. Sì. E poi alla fine Don Felice si stanno pur tanto infuocati. Siete pur tanto infuocati. Bravo, bravo. È permesso? Lucy, è Lucy. Ma va, vita, fa lo piacere, me ne avete assunto. Ehi, ma me ne vaga, non ti preoccuparne che me ne vaga, ma me ne signorina Poggiano. È ruato lo turso, sì. Caro Don Felice. Io sono venuto a fare un po' dell'amore con voi. Sei venuto a fare la partita a biliardo, Don Felice. Ehi, sta pure tornando a voi. Ah, sì. Caro Don Albano. Caro Don Felice. Caro Don Felice. Che? Don Felice. Madonna, la ma... Ci rivedremo, Ci rivedremo. L'anima me la spezzò. Che ha fatto? Mi ha rotto la falanghina. Sì, lo bottiglione con lo vino mi ha rotto. Uè, Don Felice. Mi va a fare un piacere, eh? Poi se non fosse per me che avrei una parola, una cosa, qualche cosa, voi state fermo come una mummia. Ma perché, mo che è successo? Come che è successo? A ieri sera addretta allo parco, se non fosse stato per me che avesse detto una parola, una carezza, una cosa, voi stavo da fermo come un utus. Perché? E io sono donna, a me non mi conviene. Non vi conviene? No. Ma voi che volete da me? Io me ne scordo che gli fa l'amore con voi. Io me ne scordo. Ma non ve ne dovete dimenticare che fate l'amore con me. E io me ne scordo per forza, perché voi a me non mi piacete manco. Ma io lo so che non vi piace, però voi sapete con la poca cura, con la svogliate. E che ne sa, c'è per un momento arrangiatevi con me. Io mi arrangiassi pure. Ma non gli manca capito perché noi facciamo tutta sta cosa qua. Che la mi fare posare qui? La fare posare? Non mi fare posare proprio a nessuno. E allora spiegandomi un po' come fa. Il fatto è che io e voi dobbiamo fare... Chi? Don Felice! Chi? Giulietta! Giulietta! Sto? Sta vicino alla pianoforte. Nonna, ma che ci combina questo? Ci siamo una parola d'amore. La parola d'amore è nostra, che fai chiarici? Da voi dipende la mia felicità. Da voi dipende la mia felicità. Che fa? Che fa? Da voi dipende la mia... No, chiudiamo. Da voi dipende la mia... Don Felice, intanto lo sospiro. Hai detto? Ya! Sospiro? Vai, intanto, no, più forte, più forte. Fa? No, più piano, più piano. Sì, stiamo scannando lo porco. Lo porco, ma mo che sta facendo Giulietta? Che sta facendo? Sta guardando lo coso sopra lo pianoforte. Sta guardando lo coso, Maronna. E questo mo che ci conviene? Maronna mia, non ce la faccio proprio più. Signori miei, vi saluto. Signorina, buongiorno. Buongiorno. Meno male che siete venuta voi qua. C'è la Maria, ce l'ho fatto per piacere. Ce l'ho fatto che stiamo facendo ancora questo se pensate. Ce l'ho fatto che stiamo facendo noi qua. Ce l'ho fatto lì le mune scaruse, amore. Ma glielo dico io e fa. Giulie, quello Don Felice vuole che tu vai da zio Gennaro e gli vai a dire che Don Felice mi vuole sposare. Sa, volevo che facevo il piattanna. Ah sì, volevo che mettevo un po' il piattanna. Don Felice, avete scegliuto giusto a me per far su fatto, no? Io dice voi andò papà e diceteci tutto cosa. Così vedete che per sport e facete tutto cosa voi. Certo che Don Felice si fa, e tu scappa. E tu crepa. Ma parano mille anni e mille giorni, dobbiamo sposare Felice la mia, tanto bello. Emi, tanto hai fatto, tanto hai detto, te l'hai pigliato bello lo mobile. Ma che vuoi dire? Ma Don Felice è brutto. Io sono brutto, io vuoi dire? Don Felice, putata poi. Guardate quanto è bello, Rarema. Non mi faccio più presa, Così bello. E voi non manca la vita a fare sti paragoni con me, non mi faccio più presa. E poi a me Don Felice mi è tanto simpatico. Emi, ma l'uomo può sentire nada tenere solo la simpatia. Pure lottato. Deve tenere pure i mezzi. I mezzi. E a me mi pare che Don Felice sta abbastanza meno disperatello. Luca, ha portato Luca, ma non mi portate il suo cane che ne chiama pure le cane. Don Felice, lì da basso. Deve piccolo, ma non ti cane. Don Felice, anche se tu da bucca, non ti ha fatto il suo cane. Don Felice, scendi da basso. Luca. Non c'è sta nessuno cane. Anche se non ti ha fatto il suo cane. Voi state disperatello, voi. Don Felice.
Io sono Don Belì, non ci sta nessuno cane, voi state disperatello voi. Non lo so, io disperato, non lo so, perché. Poi alla fine la posso dare a mangiare pure io, Don Belì. Ma così, tu fai lo marito e io ti faccio la moglie. E voi non dovete dire perché voi mi state inasprendendo il culo. Perché quando voi due si vogliono bene. Quando due si vogliono bene. Ma ve lo dico io perché sta faccia così. Perché? Voi lo volete sapere? Ma ve lo dico io perché faccio. Perché potete mai essere lo pensiero con buccia. Veramente. Vatti innemi. E poi alla fine la posso dare a mangiare pure. Qui. Zervagni. E quando due si vogliono bene. Io volevo dire, non lo fa. Che se poi uno all'ultimo. Qual è ultimo? Se poi uno all'ultimo vi voleva invitare al matrimonio, ma non vi potete invitare più. No, dico senza poi. Senza poi. Non ha fatto tutto quello che ha fatto. Nulla, non potete mai matrimonio. No, dico se poi uno alla fine. Se poi uno alla fine. Andavi da Zio Gennaro, gli dicevi che Don Felice mi voleva sposare, noi ti invitavamo al matrimonio. Gianmarice, lo progetto che stai facendo? Quale progetto? Lo progetto, tutti si fatti che stai dicendo tu, lo progetto, lo scaruso, e l'amore. Ma ce lo dico io il progetto. Don Belice voleva che tu andavi da Zio Gennaro, gli dicevi che lui mi voleva sposare, e se tu gli dicevi tutta questa cosa, noi ti vedevamo al matrimonio. E basta, mo favorisci le parole a me! No, Don Belice, voi non dovete dire proprio niente. Ma ve lo dico io perché sta faccia così. Perché faccia così? Vuoi sapere? Perché? Perché fino a mo'. Acquato. Acquato? Sì. E che evoclamo? No, Emi! Cuvo sempre tu! Ma perché cuvo tu? No! Cuvo tu! Ma perché cuvo tu? Cuvo tu! Cuvo tu! E si può sapere chi copre tutte e due qua? Don Belì, guarda, non si avvunge, l'ha fatta, si è scomugliato. Si è scomugliato? Ma non mi so. Poi alla fine Don Belice può dare a mangiare a 10 mogli. A 10 mogli? Non esagerare, non sta vino, tenghi. A 5? Non parare, la moglie esagerare. E poi non dovete fare così con me. Perché mi state inasprendendo il culo. Perché se io poi vi volevo dare... Che vi volevo dare i confetti? Ma non ve li possiamo dare più. Dammela che ci compie. Mancano il passarello. Mancano il passarello. Dammeli, venite con me. E mancano i babà. E mancano i babà. E mancano i panzarò. Ma dove sta tutta roba? Mo' esce. Mo' esce. No, ma questa è... Sarà pace, ma come? Felicello mio che faceva tanto lo spandecato con me, ma se mi sa fare l'amore con Emilio, con mia cugina, no, non da finire così, però sto fatto non è possibile. Lavi qua sta pure. Mo questo se che vuoi fare l'amore con questo, ma a me non mi passa manco per la capa. Vieni qua questo povero. Se questo si crede che io lo voglio bene, che io me lo voglio sposare, ma io non lo faccio proprio vedere. Poi donna Giulia, non è bello. Papà si ritira? No, ancora si deve ritirare. Ancora no, donna Giulia è pure che l'aveva riso. Che senza sapere niente, io e voi abbiamo arrivato Marì e moglie. Ho visto più di tutto che nessuno dei due si è spiegato. Però che cosa? Parla. No, parla. Niente, però niente. Recita a mille, parla. Niente. Parla, che è successo? Forse Maurizio che mi vuole bene, che non mi vuole bene. Va bene, io ve lo dico, perché voi siete un bravo giovane e non dovete essere preso per fede. Avanti. Papà vuole sto matrimonio. Io acconsento per non dargli un dispiacere. Però io... Però che cosa? Parla. Io... Parla. Io non vi voglio bene. Che oggi sono tu? Che oggi sono tu? Fammi una roro, fammi una zucchero. Voi con queste parole vi rendete felici. Come? Perché se voi non mi volete bene, neanche io ve ne voglio. Ma voi che state dicendo? Come che state dicendo? Che piacere! Che piacere! Non faccio niente. Dovete sapere che Felicello è l'amico vostro.
ti ha preso come un caccioniere. Non mi ha mai detto niente, però, questo è vero. Ma dalla oggi e dalla domani l'aveva capito chiunque che, insomma, ci stavano pensieri. Ma vero tu tutti che state capaci? E mo che mi è venuto a me su pensiero da Dalma! Cercherò di rendervi felice io! Sì, dicitecelo voi a papà, che io non mi voglio sposare con voi! Oh, parli! Ma voglio Domenica la mia! Tu cosa, papà? State tranquilli, non piangere di più! Bravo, bravo! Così vi voglio, bravo! Ma sta sempre a mezzo sto papà! Papà! Vabbè, ma avessi aprire l'occhio papà vostro. Papà, è meglio che le tenne inserrato l'occhio papà. E la materna non sta. Ma tu che vi pensavi? Che vi pensavi? Che te pensavi tu? Che quando ti sposavi te la portava a casa tua questo fiore? No, ma lo lascio qua questo fiore. Sì. Perché mia figlia resta qua in questa casa. Resta qua. Come rimarrete pure voi pure in questa io. Casa. Sì. Che vi pensate tu? Anche perché i matrimoni ne saranno due. Saranno due. Nato matrimonio. Sì. Di chi? Non si può dire. Non si può dire. È vero, Don Alberto? Non si può dire. Non si può dire. Mi raccomando. Non ce n'avamo qui da parlare. Va a trovare solo l'uritmi. Solo l'uritmi. Ma questo è più pulito, però. Avanti. Don Gennà, ha detto il signor Felice e Sosha Mocca, sì, che quando tenete 2 minuti di tempo libero, ma da parlare. Allora, riccio a Don Felice, che mi aspettano dalla camera mia, mi aspetta. Qui tu fatto da. Devo parlare qui tu fatto. Hai capito subito, Don Gennà? Se n'è venuto, se n'è venuto. Guarda Don Felice, il riccio che l'aspetta dalla camera mia. Guarda Don Felice, dì che l'aspetta dalla camera sua. Tu eri. Sapè, tu devi andare da Don Felice e devi dire Don Gennaro vi aspetta nella camera sua. Tu vai da Don Felice e dici Don Felice. No, tu vai da... Ma non bene, leviamoci un rito qui, sono visto di repente sempre. Don Gennaro, stavi distratto, scusa. Via. Sì, Sapè. Va. E che ti pensavi che ti sposavo solo tu? No. I matrimoni ne saranno tu. E se proprio mi facete venire l'ulia, Manzoro pure io. Facciamo 3 matrimoni. Ah, maroni, ma c'è resta per la raggia, ma c'è resta. Ma io mi voglio sapere tu perché ti piace un bacio mio. Lo vuoi sapere? Di. E mo te lo dico. Sentimi bene, Devi sapere che non c'è nato per la miseria. Dice tante queste parole, una pestalata, ma alla fine non si ricorda niente. Ma già fa qui, vieni qua, che mi ha parlato. Dove vai? Ma che non c'è nato. E che vai a fare da Don Gennaro? Vado a chiedere la mano di Don Emilia. La mano di Don Emilia. Qua vi sposate voi, non ci potete sposare pure noi. Io e Giulietta ci sposiamo. Sì, io e Don Alberto ci sposiamo. Qual è il problema? Tu ti sposi da Giulietta. E mi ha creato Giulietta. Vieni qua, che mi ha parlato. Ma fatendo così, quando ti volevo sposare Emilia, perché facevo tanto lo spandicato con me? Perché mi sono sempre appresa? Dimmi la verità. Volevo bene a Giulietta. Ma dici la verità. Ma se dico quello che la voglio bene, combino un macello, quello mi ha detto che... No! No! La femmina così andò la trova. Guardala quanto è bella! Te l'avevo vista, andando un bocchiere d'acqua! Che siete cadendo! Vieni qua, che siete cadendo! Guaglio, sentimi pure! Non guardare più in faccia a Donna Emilia, che sennò ti spezzo le cose! Perché Donna Emilia faccia l'amore con me e me l'ha già sposata io! Hai capito? Me l'ha già sposata io! Tu te l'hai sposato Don Emilio? Sì, signore. E come muovi che te l'hai sposato pure? E poi pure Giulietta. Tutte e due. E questo è comunismo. Hai capito? Ma mi stiamo pigliando per la palla pazza qua. Palla pazza. Voi mi avete pigliato per un scemo a me. Per un scemo. Ma io non sono un scemo. Non sei scemo. Ma perciò sì, ti dico che a Giulietta la voglio bene, tu sei con me. Sicuro?
E se ti dico che la Giulietta me la voglio sposare, tu sei con me? Sicurissimo. E ti voglio dire la verità. Voglio dire la verità, Boh, mi dici la verità. Sì. Tu la vuoi bene a Giulietta? È bene. Dove lì la verità? Voglio bene a Giulietta? Sì. Sì, perché me la sogno pure la notte, questo mio amore. Perché ti vuoi sposare Emilia? A proposito, tu perché tu vuoi sposare donna Emilia, Avanti? E io fo. Io fo. Perché tu vuoi sposare Emilia, Avanti? Voglio sposare Emilia? Perché tu? Perché tu vuoi sposare Emilia? Parlati! Non lo faccio perché voglio sposare Emilia. Sai? No, non lo so. Modulo di chi perché? Lo sai tu. E spiegato a me, almeno voi, perché non c'è chi capite lì. Questo Tours, se mi sta a fare l'amore con donna Emilia, perché poi io e te ci arrangiavamo. No. No, lui va arrangiato. No, questo vuole pigliare due piccioni con una fava. Pure questo. Quello piccione, lo piccione a me non mi piace. Mi piace a te. Allora perché se mi sta a fare l'amore con Emilia? Avanti, perché se mi sta a fare l'amore con Emilia? Perché fa l'amore con perché? Avanti, perché? Perché io mi sto a fare l'amore con Emilia? La verità è! Perché fai l'amore con Emilia? Mo ci dico tutte cose, è che ne viene a me. Avanti. Ma senti che è un poco complicato. Eh. Allora, io mi sto a fare l'amore con Emilia, no? Perché io quando disse, tra se scaruse, poi, no, mi tanto lo capito, perché poi, se Gennaro si mangia le limone, noi amo la montagna, che poi facciamo l'amore qua, facciamo avere proprio, che, oh, questo andare a fondo, che, e poi, amo sopra la montagna, e che poi viene qui, lo sa, si arraggia, e ce lo porta l'acqua, e poi, e sì, e che facciamo poi, tutto questo, diciamo, ah, oh, tutto un fucato, e sì, ah, poi dipende la mia, e già chi capite proprio niente perché manca chi capite proprio niente? Manca tu! No! Donna Giulietta è facile! Voi te lo spieghi! Tu hai capito! Ma perché tu hai capito? Spiegami lo stai dicendo! Sapete che questo Tours se mi sa fare l'amore con donne mie, perché poi a te ci arrangiamo! Ci arrangiamo! Perché? Ci arrangiamo! E perché volevo arrangiare? State zitto! E chi parla? Una volta che ci arrangiamo, io mi ero a Gennaro e ci dicevamo tutto questo! Hai capito? Capito tutto io! Io niente io! E tu sei una carogna! Esatto. Ah, fammi un errore, fammi una risulta! Levo questa mano d'angolo! Levo questa mano d'angolo! Vieni qua! Che? Siendemi buo! Siendemi buo! Quando viene donna Emilia e ti domanda, caro Don Felice, che fate qua? Rispondi, aspetto Don Gennaro per parlare! E sapò! Ti dice! Su che argomento? Per il matrimonio mio con Giulietta. No. Senza toccare il tasto. Così. Astratto. Senza toccare il tasto. Così. Senza. Bravo. Senza toccare il tasto. Senza toccare il tasto. Poi, quando viene Don Gennaro, tu gli dici. Caro Don Gennaro, io. A vostra nipote Emilia per moglie. Non la voglio! Non la voglio! Hai capito? Volevo fare le prove, che sì, è sì, sì, ma facciamo una prova, sì. Meniamo su. Allora io faccio donna Emilia. Sì. Avanti che fai? Che faccio? Donna Emilia che ti domanda? Che mi domanda? Che ti chiede donna Emilia? Che mi chiede? A te a che sta domanda. Ah, quello mi chiede Don Felice, che ci fate qua? E rispondo, aspetto Don Gennaro per parlarci. Su che argomento? Su che argomento? No, è essa che ha la domanda a te, su che argomento? È essa che ha la domanda a me, su che argomento? E tu rispondi, come rispondi tu? Te. Ma no, t'hai fatto vedere io per ti far capire, forza! Ah, la chiavura dice! Sì. Così! Astratto! Senza toccare il tasto! Bravo, senza toccare il tasto! Sì. Poi quando viene Don Gennaro, tu che dici? Tu che dici? Tu che gli dici a Don Gennaro? Che gli dici? Tu che gli dici? Che gli dici a Don Gennaro? Don Gennaro, Don Gennaro, io vostra nipote Emilia per moglie non la voglio! E non la voglio! Va buone. Sentite a me, facciamo un'altra prova che mi esce ancora meglio. Sì, facciamo un'altra prova. Giulietta! Ah? Sentimi bene. Di. Alzati. Mettiti qua. Metto qua.
Io lo guardo, io lo guardo sempre. Giulietta, guardi, io lo guardo. Se la sta Giulietta che mi ha fatto di prova. Tenete se. Tenete troppo viva, siete buona. Io sono Donna Emilia. La Maritta. Avanti, che fai? Che faccio? Quando viene Donna Emilia, che ti domanda? Quel mi chiede, Don Felice, che ci fate qua? E tu come rispondi? Enrico, aspetto Don Gennaro per parlarci. Su che argomento? Su che... Esse che te la domanda. Sì, 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 sì. Così! Così! Astratto! Sì! Senza toccare il tasto! Bravo! Sì, bravo! Senza toccare il tasto! E che lo tocco? Poi, quando viene Don Gennaro, tu che dici? Che dico? Che gli dici? Dica, mi stai a ricordare! Don Gennaro! Io vostra nipote Emilia per moglie non la voglio, no, non me la voglio sposare, non me la voglio sposare. Ecco, è brava, ti capito tutto quello? Brava, capito tutto quello? Bene, sì. Ti capito tutto quello? Noi ce ne andiamo. State tranquilli, Don Alberto. Noi ce ne andiamo. È bravo lui, noi ce ne andiamo. Giulietta. La sta Giulietta. Non lo strattano, l'ubocchiere. Ti capite tutto, ti capite? E noi ti capite proprio. E gli capisco una cosa. E Don Alberto vuole fare lo fatto. E quindi se faccio tutti qua. E Don Giulietto vuole fare sto fatto perché vuole fare lo fatto con me. E qua pure ammazzato, vaffè. Uè, caro Don Felice! Che ci fate qua? Voi siete già arrivati. E chi doveva arrivare, Don Felice? No, quello ha detto, ma voleva passare un po' con la parte. Che dovete ripassare? No, che. Che quello ha detto che quando. Sì, ah, che avete detto? Don Belì, che fate qua? Aspetto Don Gennaro per parlarci. Dite su che argomento. Ma faccio piacere. No, dovete dire su che argomento. Ah? Dovete dire su che argomento che aggiungi la folla. Devo dire? Dovete dire su che argomento. Ma lì, ma perché devo dire su che argomento? Ah, così si dice, donna, mi avete pazienza. Ma lì, ma perché devo dire su che argomento? Su che argomento? Su. E me ne hai scordato. Ah. E voi se parlavate quando è voluto tempo, per piacere, potete fare tutte cose da capo. Che devo fare? Sì, faccio tutto cosa capo, quindi è tutta una catena. Ma devo uscire un'altra volta? Sì, uscite piano piano, poi venite qua e dite le stesse cose che avete detto adesso. Uè, caro Don Felice, che ci fate qua? Aspetto Don Gennaro per parlarci. Ma fai piacere. E non avete capito niente. Avete risponde su che argomento? Faccio. Perché devo dire su che argomento? Aspetto Don Gennaro per poi. Su che argomento? Ma perché devo dire su che argomento? A questi serici. Ascite la capo tra fuori. Tutto raga. Tutto raga. È semplice. Uè, caro Don Felice, che ci fate qua? Su che argomento? Ma se ancora non vi faccio la domanda, voi come facete a dare la risposta? Ma vedi, voi mi avete risposto, io devo dire su cargo... Fuori! Raga! Via! Uè, caro Don Felice, che ci fate qua? Aspettate Zio Gennaro. Che dovete fare? Ci dovete parlare? Su che argomento? Sentite, quando uno la parte non se l'ha imparata, qua sopra non c'è da pro! La capra da voi! E me la me! E hai fatto 2 mesi che prova! La senata vota! Suggerite! Sì! Uè, caro Don Felice, che ci fate qua? Aspetto Don Gennaro per parlarci. Su che argomento? Così, astratto. Senza toccare il tasto. E io mostro fatto non lo sapevo. Ma avrei, non hai capito. Quello che sono aperto il tasto. Si è rotto il tasto del pianoforte. No, non c'è ancora il tasto del pianoforte. Quella del... Così. Allora, Ritto, Giulietta, no, senza toccare il tasto. No, non c'è... Non ci accorgi niente il pianoforte, si chiama essere un barocco, ci taglia la capa. No, lo tasto non ci accorgi. No! Ma voi sto tasto, cos'è? No! È l'uomo sto tasto, Rana! È l'uomo sto tasto. Don Belì, voi quando viene Zio Gennaro non vi avete imbrugliato, voi non capite proprio niente. E niente a chi capite.
Siete 7-8 che mi state spiegando sto fatto. Io ancora non ho capito perché noi stiamo qua a fare sta cosa. Ancora non l'avete capito? Non l'ho capito. Donna Alberto, fa l'amore con me. Lo so. Come lo so? Lo so. E chi me l'ha detto? Chi mi ha detto che faccio l'amore con te? Lo so, me l'hanno detto. Ma chi vi ha detto che faccio l'amore con te? Lo so, me l'ha detto chi che me l'ha detto. Ma avete detto voi, come mi pare quando mai? Io non vi ho detto mai. Quando mai? Non mi ha detto niente. Ma chi vi ha detto che faccio l'amore? No, me l'ha detto che me l'ha detto. Me l'ha detto, ah, Don Alberto, sì, che prima devo fare una convita. No, per l'amore di molti di mezzo a suo, no, ha diritto così per dire. Chi vi ha detto che faccio l'amore con te? E che me l'ha detto, che me l'ha detto? Don Gennaro. Don Gennaro, non sa niente, come vi ha fatto? Gennaro non sa niente, come mi è venuto, dice Don Gennaro. Don Gennaro non sa niente, quella... Giulietta! Donna Giulietta, quello con un bicchiere d'acqua, mi diceva, ma ti preoccupa, no, ma come va a Giulietta? No, 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 non c'è colchi Giulietta, ma ti sa bene. Sì, da. Ma non ci metto, no, io ti metto in cima, Lucano, Lucano che ha buccato la tua... Ma non c'è stato nessun Lucano! Oh! L'ho capito io! Malizioso, me ne siete addonato. Ma quale donato? Non lo conosco, gli capiti da sì. No, me ne siete addonato. Non lo conosco donato, non mi ha detto niente di nessuno. Ma chi donato? Non conosco nessuno da. Ma chi lo conosco? Non mi ha dato quasi donato. Me ne siete accorto. Me ne siete accorto. E voi quando parlate la lingua sembra che sappizzica mo. Sappizzica mo. Quello sapete che cos'è? Che cos'è? Don Alberto fa l'amore con me. E voleva che io andavo da Zio Gennaro a dirgli tutto il fatto. Ma se no donna a me non mi conviene. Così ho pensato di mettermi a fare l'amore con voi. A così Giulietta si arrangia. Io vedo a Don Alberto perché Giulietta non vola a Don Alberto, ma vola a voi. E manchi voglio a voi, ma voglio a Don Alberto. A così si arrangiavano tutte e due. Io venivo da Zio Gennaro, ci accontavano tutte cose e Zio Gennaro faceva contento a tutto quanto. Avete capito, mo? E un poco imbrugliato però lo fate, eh? Ma non poco poco l'avete capito? Un poco poco, sì. Oh, quindi, mo che viene Zio Gennaro, voi andate vicino a Zio Gennaro e dite, Don Gennaro, io voglio la vostra nipote Emilia per moglie. No, eh? E se quindi può dire sì? No, no, quando non dice, dice, dice di no. Ni. No, e come fa a dire di sì? Dice di no. No, se dice sì, lo vuoi, c'è un bicchiere d'acqua. No, non dice, no. Dici, quindi dice dico, no. Sì, allora, vicino a Don Gennaro deve fare un posto. Un bussato l'ubietto. Don Gennaro. Io voglio a vostra nipote Emilia per moglie. Oh, poi, se caso mai avesse trasì Don Alberto zia mai e va pace ma... qualche cera, mentre bravo! Parlando... Non sapevi che quello è un ragazzo apposto, intelligente, faccio pure la statuetta di no! Tagli a portare una fotografia, ma ammettate, ma gli fa fare due statuette, gli metto la colunnetta a calcio, la chiarisce, veramente, bravo! Dammeli, se vi fa qualche masso con la faccia! Qualche masso con la faccia, lei ci... Quella si dica nelle smorfie! Come si dice? Le smorfie! Non ho capito. Sapere, la di chi la parola? Ah, vai. Vabbè, ah. Allora, sì. Se caso mi avesse trasito un Alberto e vi face qualche... Smorfia. Smorfia. Poi, guarda, dite, Don Alberto, fallo, ma sa, mi facciano lo creatore. Don Alberto, fa lo creatore, sì. No, 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 no. Ah, Don Alberto, che cosa devo fare? Me lo sa per tu. No. Non mannato, creatura a tre! Oh, vabbè, sta attento, creatura a tre, che la ciocca, rimbambì! No, ma che creatura? Oh! Ma sto creatura mannanzi, chi l'ha mi? Ma che ne sacci? Ma a me serve sto creatura? No, ma l'uomo sto creatura mannanzi! E l'uomo sto creatura? Sa fama! Poi, se caso mai avesse trasì pure Giulietta, mentre state parlando con Zio Gennaro, e vi faccio pure essa qualche... La smorfia? Quella le smorfie le fa. Pure le smorfie fa. Quella è spuntuta. Come? Spuntuta. 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 Sono la punta. Arraggiatella. Arraggiatella. Don Belli, stanno un po' nervoso! Ah, nervoso! Oh. È deciso, se caso mai avesse trasi Giulietta, vi faccio qualche... Smorfia! Oh, la guardate, Giulietta! No, signora, siete pazza! Io non vi accanosco! Non vi acca chi? Non vi conosco! E parlate buio! Oh, quindi, mo che viene Zio Gennaro, voi che cosa ci dovete dire? Ovviamente Zio Gennaro, io dico... Io voglio...
No, per piacere, ho parlato pure con me. Ma stai a ricordarne, pure tu, lo pagare pazienza. È qua che mi insegnano fatti che me ne insegnano. Don Gennà, io voglio a vostra nipote Emilia, no, io voglio a vostra nipote, Emilia, io voglio a vostra nipote Emilia per moglie. Oh. E quello non ha con sé. No, non ha con sé. Poi se caso mai avesse venuto in mente di dici io voglio la mano di vostra nipote Emilia, voi ce la potete pure. No, allora dico, Don Gennà, io voglio la mano di vostra nipote Emilia per moglie. No, la mano se ce la volete mettere, ce la mettete. Ce la volete mettere, non ce la mettete. Basta, ce la mettete. Ce la volete mettere. E ce la mettesse la mano. No, diceva, no, tu fa. Dico, Don Gennà. Ce la metti. Don Gennà, io voglio la mano. No, ma la mano, no. No, la mano, senza mano. No, non veni. No, quale senza mano? Don Gennà, io voglio a vostra nipote Emilia per moglie, senza la mano. No, che senza la mano? No, no, non venite. L'uomo c'è tutto intorno, ma ci stavo posto e faccio il sciolo ombroso. No, no, Don Gennà, ratami la mano. Non venite, ma senza mano. Don Gennà, ratami la mano. E roba ne parliamo. Non venite, ma sta mano per sé. No. E l'uomo sta mano, Ranna. E l'uomo sta mano. E io mannanza. E io manna. Quindi, se caso mai poi avessa tra sì. Se caso mai avessa tra sì Don Alberto, voi che cosa gli dite? Questo me la ricordo. Don Alberto, fa lo creatore, sa che cosa tu fai, fa lo rimbambi. Lo creatore, attenzione lo creatore che lo fai carere, se non volo. Solo se ti guarda però. Solo se mi guarda. Poi, quando entra Giulietta, se avessa... Don Alberto, sta attendo il creatore quando attraversa la strada, che lo ficca nessuno. Ma che ha fatto Giulietta, Giulietta, sì. Ce ne pazzo, non vi conosco. Sì, chi capite tutto a cui. Che ti pensi che sono scemi? No, quello sono scemo, scemi, tu! Sono scemi, scemi! Tu sei meno, scemo! Tu sapevi tutte queste cose e te le tenevi in cuore? Non c'è no. Non lo so, potevi dirci prima. Poi, caro Don Felice. Carissimo Don Gennaro. Io sto qua che... Mi volevate parlare? Sì, Io due o tre cose vi dovevo dire. La parola. Ma parte la lilmuna, ma parte. No, due o tre cose volevo dire, poi ve le dico proprio, e così non se ne parla più se stavamo tutte cose. Allora io a questo punto tolgo il disturbo. Dato che dovete parlare, io me ne vado. Me ne vado pure io. Me ne vado pure io. Io non parlo. Ma me lo vado pure io. Ehi, andoiato tutto è qua. Signor. E con chi parlo? Corseggio, pa. Cioè, no, voi mi dovete scusare, ma io mi ho visto solo, sono tutto qua. Poi me lo vado pure io. Forza, venite qua. Ah. Voi Don Alberto potete rimanere. Ah. Perché quello che mi deve dire Don Felice non è un segreto. Non è un segreto. Non è un segreto, è vero Don Felice. No, non è un segreto. Non è un segreto. Non è un segreto. Siamo sentiti. Avanti. Quali sono i vostri comandi? No, Don Gennà, quali comandi? Per voi solo preghiere. Voi che siete stati così gentili, così garbati, così affettuosi. Ah, come zitto, che mi tutto. Siete pazzo, non vi conosco. Ma guarda. Don Alberto, fa lo... No. Ma guarda, fallo creatore! No, 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 che... No, io volevo dire che... Allora un biglietto mi faceva... No. Fate tutte toste in mani... Ah, sì, non c'è no! Io volevo dire che... No! Tenevo... No! No! Voi volevo dire che... Io voglio la mano! No! La mano? Ehi, l'ha girato noi ora fa, la mano! No, la mano che... Don Alberto, fa no, mi sa che cosa... Ma che siete pazza! Siete pazza! Non vi conosco! Ma che succede? No! Siete pazza! No, che la mano che... La mano sì, la mano voglio! Che... Ne vatte una volta che... Se no! No! Sì, ti capito! Restate qua! Don Gennà! Io voglio la mano di vostra nipote Emilia per moglie. Finalmente. E allora io vi dico francamente che acconsento con tutto il piacere. Finalmente. Vi devo acconsento. E mo che mamma fa? Il che hai combinato? Il che hai combinato? Mamma non è contenta. Ad un patto però che si deve sposare prima mia figlia Giulietta
con Don Alberto. Eh sì. Volessimo sposarmi noi, io e Giulietta. Io e Giulietta. Sì, perché a me parlano millando di chiamarlo mariti e la mia. Che cumbano? No! 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 Perché se già già andata a consenso, io me la voglio sposare prima io, Felice. Ho la mia su, ho la mia luce, ho la mia bebè. Le queste umane che a molto vengono abbastonate in galleria. Siete mozza! No! Non vi conosco! Ma che combini? È verità! E se Gio Gennaro è d'accordo? Gio Gennaro, io vi devo dire una cosa. Dite. Io è felice. Non lo voglio! E anche io lo voglio, Don Emilio, Gio Gennaro! E voi perché me la volete una buffa? E voi perché me l'avete cercata? E voi avete cercato perché voi aveva ricevuto no. Ma perché aveva ricevuto no? E perché aveva ricevuto no? Che ne pazza? No, no! Che la tutta! No! No. Che fai? No! Ride! E voi ride! A mo, per non farvi ridere più! Se Gio Gennaro con te! A dopo! Che felice lo pu! Che dici mo? Io me lo sposo con tutto lo piace! Eppure io me la prendo! Ti siete presi i giochi di me! No! Come non so che voi? Io, vostra figlia Giulietta, non la voglio! E Felice non la voglio! Ah, cagata! E non chi la vuole con l'Emilio! Perché sto chianciatore qua su? Allora io, come padre e come zio, faccio un cambiamento. Sì, tu Emilia prenderai il qui presente Don Alberto come marito. E tu, Giulietta, prenderai il qui presente Don Alberto. No. Ah, che me ne pare? Bondo babù! No, babù! No! Ah, perché a te non ti va bu? No, mi va bu! Pure a me mi va bu! Ma com'è che Gio Gennaro sapeva tutto sto imbarazzo? Com'è? Perché se la giritti a Don Gennaro? Maledizio! Ma scusa, perché non l'avevi diritto prima? Don Gennaro, ma dici prima. Ma te la commetti già i corti, pure acquistare che non manda neve! Prima, ma avete fatto fare la parte lunga caglia per 2 ore. Bravo! Bella roba! Ma voi sai che briga tutte e 5? Volete sapere? Ma gli avete vinto! Anche questa volta la compagnia teatrale non si è smentita, regalandoci una serata all'insegna del puro divertimento. E prima di accogliere gli attori è doveroso ringraziare chi ha contribuito alla messa in scena dello spettacolo. Quindi Gianni Liscio per l'assistenza alle luci e all'audio. Lino Liscio per il servizio fotografico. Massimo Liscio per il montaggio video.
restaura mobili cifaldi per diversi arredi. Marco Di Biceglia per alcuni costumi. Rocco Cimino per il pianoforte di scena. Lo studio tecnico dei fratelli De Cotis per la stampa delle locandine. Padre Antonio per la gentile concessione della sala prove. E infine un ringraziamento particolare a voi tutti per aver partecipato numerosi. Ma ora accogliamo con un grande applauso i nostri attori. Saverio, Michele Tavano. Don Gennaro, Tony Spada. Giulietta, Lucia Cotoia. Don Alberto, Michele Pioliscio. Don Felice, Michele Liscio. Emilia Giulia Meola. Allora, come al solito vi ringraziamo per l'ennesima dimostrazione di affetto che ci date e ripeto sempre la stessa cosa, se andiamo avanti è per questo calore. E volevo dire solo una cosa, durante le prove in genere, quando si prova così, dopo almeno un mese, le battute non fanno più ridere. Le battute non ci fanno più ridere, stanno un anno particolare, perché un personaggio che sta qui, dopo vi dico il nome, ma penso che lo capirete, nelle altre commedie era sempre il timido della situazione, per fare una cosa insomma lo dovevi pungere, quest'anno dalla prima all'ultima sera quando usciva lui ci dovevamo fermare, e questo è Michele Tavano. Invitiamo sul palco il dirigente scolastico De Masi e l'assessore Gesualdi. Questa magnifica serata di tutti gli attori, ma avete fatto rivivere un po' di Napoli in questa commedia, è veramente stata una bellissima serata per me, non me l'aspettavo, è la prima volta che vengo, perché la prima volta che sono riuscito a venire a vedere la vostra commedia, ma devo dire la verità, io che vedo teatro da quando avevo 3 anni, siete stati bravissimi, veramente bravi. Tra l'altro, preside, questa è la prima volta che fanno una commedia a 6, se non mi sbaglio, sì, sì. E sono stati fenomenali. Io ho mal di zigomi, infatti ora devo fare tipo una cosa, un massaggio, qualcosa del genere. Comunque, Michele, in pratica c'era una signora in questa zona
che ha detto Michele è meglio con la parrucca, e sinceramente condivido, sinceramente è vero, è vero, ma non l'hai trovata sta parrucca? Il padre di Valentina che c'ha una... Marco, no, è un grande, no, io dico bravissime perché stasera la commedia è stata davvero esilarante, frizzante, svelta, veloce, cioè siete stati proprio fantastici in tutti i modi proprio. Quando il prossimo spettacolo? Vediamo. Al più presto, al più presto. Grazie mille e grazie a tutti quanti, davvero, grazie, grazie, bravissimi, veri artisti. Un attimo soltanto, un attimo soltanto. Io volevo, volevo dare questo al nostro dirigente scolastico, visto che è stata la prima volta che abbiamo avuto l'onore di avervi con noi, quindi come, come ricordo, ecco. Grazie. E noi prima di chiudere volevamo fare dare un pensiero alle nostre bimbe presentatrici. Forte applauso. E anche questa volta abbiamo finito. Buon anno a tutti e arrivederci alla prossima occasione. Thank you.